Il video di oggi è un video dedicato alla realizzazione di una decorazione per il Natale. In particolare vi mostrerò come realizzare un angioletto utilizzando una capsula della Nespresso. Questo è un progetto particolarmente semplice, adatto anche ad essere realizzato con i vostri bambini, magari prestando attenzione ai passaggi un pochino più delicati. Come vedete, il risultato è secondo me molto simpatico, molto carino ed è anche non so, un'idea per un chiudipacco, un qualcosa da abbinare ad un regalo da fare a qualche amica o a qualche parente. Senza dimenticare inoltre che per fare questo decoro per il vostro albero utilizziamo dei materiali riciclati, in quanto per fare il corpo dell'angioletto utilizziamo una capsula della Nespresso vuota, in particolare una capsula rossa. La realizzazione di questo decoro è semplicissima. Comunque, vi lascio al tutorial per vederlo voi stesse. Ciao! Per realizzare il nostro angioletto abbiamo bisogno innanzitutto di una capsula della Nespresso vuota. Per svuotarla ho tagliato la parte superiore, diciamo, il coperchio, quello che viene forato quando viene erogato il caffè, l'ho svuotata e l'ho pulita bene, avendo cura anche di asciugarla perché comunque rimane un po' bagnata una volta utilizzata. E poi abbiamo bisogno di una pallina di legno, non mi ricordo le dimensioni, comunque credo che sia da 20 mm, come vedete è una pallina forata. Poi abbiamo bisogno di un pennarello nero per fare gli occhi, il naso e la bocca del nostro angioletto, un gomitolo di filato che può essere o dell'acrilico o della lana, di un colore che sia un giallo per fare dei capelli biondi, della colla a caldo che vedete qui, ma anche della colla diversa, dalla colla che sia diversa da quella a caldo, quindi utilizzabile a freddo. Io userò questa della stamperia di cui vi avevo parlato in un video precedente ed è una colla che normalmente viene utilizzata per i gioielli, però io la utilizzerò per fare il mio angioletto. Dopo vi spiegherò perché non posso utilizzare solamente la colla a caldo. Poi abbiamo bisogno di alcune paillette che abbiano questa forma, vedete, sono delle paillette tonde con un buco laterale. Ve ne faccio vedere una da vicino. E con queste paillette noi andremo a fare l'aureola del nostro angioletto. Vedete, sono dorate e hanno questa forma. La forma di un cerchio forato lateralmente. Poi avremo bisogno di un po' di cordoncino sottile per fare il gancetto del nostro angioletto, che io utilizzerò color rosso, voi potete usarlo anche verde o dorato, della passamaneria dorata per fare le ali del nostro angioletto e delle forbicine per aiutarci durante la lavorazione e per tagliare e forare la capsula. Bene, possiamo cominciare. Come prima cosa ho messo a scaldare la pistola della colla a caldo perché questa operazione può richiedere un po' di tempo. Intanto procedo forando la capsula che andrà a costituire il corpo del nostro angioletto. Io, più che con la punta delle forbicine, preferisco aiutarmi con un ago da materasso, che è un ago molto lungo e molto spesso. Se non l'avete, potete tranquillamente utilizzare le forbicine. Mi vado a posizionare al centro della capsula, quindi in questa sorta di campanella, al centro, e spingo fino a forare la capsula. Muovo un po' l'ago, la punta per allargare il foro. Ed ho fatto il mio buco. Attraverso questo buco io farò passare il nastrino che poi costituirà il gancino del mio angioletto.
Quindi procedo facendo il gancino, prendo il filo sottile, io ho detto ho utilizzato questo rosso metallizzato, ma voi potete utilizzare o del filo di nylon o dell'altro filo di un colore diverso. Ne taglio una certa quantità, diciamo 20 cm circa. Li taglio. E con questo segmento di filo andrò a fare il gancino che utilizzerò per appendere il mio angioletto. Per far passare il filo attraverso la capsula, io mi servo dell'ago che ho utilizzato per forarla, per comodità. Qualora voi non possediate questo tipo di aghi, che comunque è molto semplice da reperire, lo trovate nei negozi che vendono appunto imbottiture, anche nei negozi di tessuti. Come vedete, ho fatto passare il filo piegato a metà attraverso la cruna del lago e adesso non devo fare altro che farlo passare all'interno della capsula. Quindi lo tengo fisso tra le dita, infilo per sicurezza il dito indice nel cappio che si è formato. E tiro l'ago fino a far passare le estremità libere nella parte inferiore della campanella, in questo modo, sempre mantenendo il dito all'interno del cappio, quindi per evitare che il filo esca, faccio due nodi o anche di più nella parte sottostante, in modo da andare a fissare il mio filo. Una volta annodato, abbiamo questa sorta di campanella e questa costituirà il corpo del nostro angioletto. Prima di procedere con la lavorazione della testa, prendo un ovale che io ho ritagliato in un avanzo di tessuto. Questo ovale è lungo, ha le seguenti dimensioni, 6 cm per 4 cm. Questo andrà a costituire la pettorina del nostro angioletto, però per utilizzarlo dobbiamo fare un foro attraverso il quale far passare il laccetto che abbiamo appena messo sulla nostra campanella. Quindi pieghiamo a metà in questo modo il nostro ovale e lo pieghiamo nuovamente a metà in modo tale da avere una cosa simile. Vedete? Un quarto di ovale. Aiutandoci con le forbicine andiamo a tagliare questo spigolo interno in modo da avere un foro al centro del nostro ovale. Vedete? Qui, così. Tagliate un angolino e riaprite il vostro ovale. Come vedete, avrete un buco attraverso cui far passare il cappietto. A questo punto prendiamo questa specie di campanella, il nostro laccetto, e lo facciamo passare attraverso il buco, in modo tale da avere il vestito del nostro angioletto. Andiamo a fissare con una punta di colla a caldo il vestito sulla parte superiore della capsula, in questo modo. Quindi metto un po' di colla a caldo. Dopo aver messo la colla a caldo sulla parte superiore della campanella, metterò altri due punti qui e qui, in modo tale da fermare il vestito. Una volta applicati gli altri due punti di colla a caldo, abbiamo ottenuto il vestito del nostro angioletto. Vedete? È fissato sia qui che sopra che nella parte posteriore, quindi non si muoverà.
Allora, perché io ho utilizzato della colla a caldo? L'ho utilizzata per una semplicissima ragione, perché asciuga molto rapidamente, quindi mi permette di lavorare rapidamente in tempi utili e quindi in tempi utili per registrare il video. Comunque, qualora voi non abbiate una pistola per la colla a caldo, potete utilizzare degli altri tipi di colla, come ad esempio della Vinavil. A questo punto abbiamo fatto il corpo e il vestitino del nostro angioletto e procediamo con le alucce, con le ali del nostro angioletto. Prendiamo la passamaneria dorata e facciamo le ali del nostro angioletto. Teniamo l'estremità della passamaneria tra l'indice e l'anulare e avvolgiamo il cavo della passamaneria 2 o 3 volte attorno alle dita. A questo punto tagliamo la passamaneria lasciando un qualche centimetro in modo tale da poter andare a legare le ali. Vedete? In questo modo. A questo punto, delicatamente, tenendo fermo comunque l'anello che abbiamo formato, lo sfilo dalle dita, lo chiudo su se stesso. In questo modo, come se fosse un fiocchetto, e annodo la parte libera, avendo cura di annodarla al centro, nella parte centrale, in modo da avere una cosa simmetrica. Una volta fatto il nodo, questo sarà quello che avrete, una sorta di fiocco multiplo, diciamo così, e questo andrà a costituire le ali del nostro angioletto. Metto un punto di colla a caldo qui e lo vado ad attaccare sul retro del mio angioletto, del corpo del mio angioletto. Io scelgo questa parte che è quella che mi sembra un po' peggiore. Metto una punta di colla a caldo. E lo vado a fissare rapidamente sul retro, sulla schiena dell'angioletto. Schiaccio un pochino fino a quando la colla è asciutta e ho fatto così le ali del mio angioletto sulla parte posteriore. Vedete? Quindi questo sarà il davanti dell'angioletto e da dietro spunteranno le ali dorate. Una volta fatta questa operazione, dobbiamo passare allo step successivo, ovvero la testa del nostro angioletto. La testa, abbiamo detto, la faremo con queste palline di legno. Sulla pallina di legno io ho disegnato degli occhi e un naso e una bocca stilizzati. Una cosa, se utilizzerete dei pennarelli per superfici lisce, dei marcatori permanenti come questi, dovrete ricordarvi che questo tipo di inchiostri sul legno tende ad allargarsi, quindi fate dei tratti non troppo spessi perché altrimenti vi verranno delle macchie. Infatti, vedete un pochino la bocca, mi è venuta una macchia unica. Comunque, a questo punto non dobbiamo fare altro che prendere il filo rosso che forma il gancino del nostro angioletto e farlo passare attraverso il foro della perlina. Questo sarà ciò che avrete una volta infilata la pallina. Come vedete, la pallina scorre sul filo, vedete? Quindi la ancoriamo mettendo una goccia di colla a caldo sotto, cioè tra la pallina e il vestitino. Una volta fissata la testa con una goccia di colla a caldo, dobbiamo procedere facendo i capelli del nostro angioletto. Prendo l'acrilico giallo, vi ho detto nel mio caso è acrilico, ma se voi avete a casa degli avanzi di lana gialla vanno ugualmente bene. Facciamo una cosa molto simile a quella che abbiamo fatto per realizzare le ali, ovvero prendiamo
la nostra lana e la avvolgiamo svariate volte attorno alle dita, in questo modo. Credo che così sia sufficiente. E nel modo di prima, nello stesso modo di prima, tagliamo lasciando una coda. A questo punto utilizziamo la coda per fare il solito nodo al centro. Una volta annodata, questo sarà ciò che avrete. La coda in eccesso va tagliata, quindi prendo le forbicine e taglio l'avanzo. A questo punto dobbiamo tagliare tutti gli anelli che si sono formati sul filo, in modo tale da fare l'acconciatura del nostro angioletto. Li tagliamo tutti. E in questo modo avremo i capelli biondi per il nostro angelo. Vedete? È una sorta di fiocchetto che noi adesso andremo ad attaccare con la colla a caldo sulla testa del nostro angioletto. Una volta applicata la colla a caldo, come vedete, abbiamo messo i capelli sul nostro angioletto. Se vi piace così scapigliato, potete lasciarlo così senza metterci ulteriormente le mani. Io preferisco un angioletto un po' più ordinato, diciamo. Quindi vado ad attaccare tutti i capelli con delle piccole gocce di colla a caldo su tutta la testa. Una cosa, prima di coprire la parte posteriore in questo modo, fate attenzione che il laccetto che poi vi permetterà di appendere il decoro all'albero sia al centro, quindi libero e rimanga pertanto accessibile. Una volta pettinato il nostro angioletto, diciamo così, avremo un risultato simile. E come vedete, adesso i capelli hanno questa forma a caschetto. Adesso non ci resta che ultimare il nostro angioletto con l'aureola. Quindi prendiamo la paillette tonda con il buco di cui vi ho parlato prima e la fissiamo sulla testa dell'angioletto dietro la nuca. Faccio passare il filo che poi userò per appendere il decoro all'albero attraverso il foro della perla, il foro, scusate, della paillette e vado a fissare la paillette in questo modo sulla parte posteriore della testa dell'angelo. In questo caso utilizzerò la colla quella a freddo, quindi la colla per gioielli, perché se usassi la colla a caldo, la paillette che è di un materiale plastico si scioglierebbe. Una volta applicata la paillette sul retro della testa dell'angeletto, non mi resta che aspettare che asciughi. E l'angioletto sarà pronto per essere appeso all'albero. Come al solito, spero che il mio tutorial sia stato chiaro. Per qualsiasi curiosità, per qualsiasi richiesta o qualsiasi dubbio, non esitate a contattarmi nei commenti o sul mio blog oppure sulla pagina Facebook. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!